Buongiorno, oggi vi voglio presentare una piccolissima anteprima di quello che presenterò all'ITF di Rimini. Si tratta di un mio sistema di fare spread, un sistema che io ho presentato presso la comunità presso la quale lavoravo a Toronto nell'anno 96. Poi nell'aula nella sala dove ci incontreremo. Vi spiegherò bene tutte le funzionalità e le caratteristiche di questo sistema che, pur essendo stato fatto tanti anni fa da un'intuizione, poi di un geniale premio Nobel, poi vi spiegherò bene come, io vi spiegherò appunto come poterlo fare e l'ho potuto fare solo oggi perché solo oggi ho terminato, in questi giorni abbiamo terminato il software BTrader per poterlo fare in un modo agevole. Sostanzialmente si tratta anche qui di comprare e vendere uno strumento verso quell'altro, quindi di andare lunghi di una posizione e corti di un'altra. Poi vedremo perché si può fare con titoli sottostanti, indici, futures, cioè futures sugli indici, futures sulle azioni e qui è la chicca, si possono fare sulle opzioni sono fatti in modo tale che poi addirittura sono molto più consigliati perché sono molto meno pericolosi. Sostanzialmente cosa si fa? Si mette su BitTrader una lista di titoli sui quali si vuole operare e poi in base ai colori, semplicemente in base ai colori con i quali vengono evidenziate, vi faccio vedere, ecco cosa intendo per colorazione, vedete? C'è la colorazione che indica il peggiore. Beh, quelli proprio da non fare, le coppie da non fare vengono addirittura cancellate, poi ci sono le peggiori coppie, in questo caso Parmalat su Mediaset sarebbe la peggior coppia, e poi via via abbiamo poi dei numeri che vi spiegherò cosa vogliono dire, eccetera, eccetera, come trovarli e quali sono i migliori, perché poi abbiamo diverse voci che ci aiuteranno nella scelta del nostro sottostante. Mi raccomando, non impressionatevi per la quantità di strumenti che vedete, perché sostanzialmente poi sono solo quattro i grafici su cui noi dobbiamo lavorare e il grande lavoro che è stato fatto è quello di poter rendere una cosa molto semplice da poter fare a tutti, anche a chi non conosce nulla di statistica, anzi, se non lo conosce niente, meglio ancora, così la farà anche prima. Allora, una volta che io ho scelto la mia coppia migliore, la voglio vedere, naturalmente posso aprire i grafici di questa coppia e io in questo caso ho scelto Ansaldo. Su Prismian perché avevo un valore che poi vi spiegherò quale interessante. Quindi le viste che si aprono su questa coppia possono essere di tre tipi. Una totale che mi fa vedere tutta la caratteristica degli indicatori, poi vedete che non sono tantissimi, sono 9 in totale, però potrebbero non servire tutti i 9 e che uno poi sceglie quello che più piace a lui, quindi quello con cui più si trova meglio. Abbiamo chi vuole seguire seguendo l'analisi tecnica, quindi abbiamo una vista fatta con gli indicatori di analisi tecnica e chi preferisce seguirla naturalmente. Seguirla con solo gli indicatori di analisi statistica, eccoli qua. Quindi poi vi spiegherò che cosa vuol dire, non vi preoccupate per i nomi perché proprio sono i nomi con cui vengono chiamati, ma poi alla fine sono delle cose piuttosto semplici. Volevo farvi vedere che nella vista, anzi, di quelli dell'analisi tecnica, sostanzialmente, noi troviamo delle cose che già conosciamo. L'R-squared lo usiamo naturalmente già nei nostri trading system, poi comunque ci sono dei livelli già tracciati, sono questi qua, perché si possa capire se è un livello buono o meno buono. Abbiamo il Sinewave, che è un indicatore di analisi tecnica che è conosciutissimo, è la trasformata di Hilbert, quindi voglio dire, abbiamo l'RSI, quindi un indicatore di ipercomprato, di ipervenduto, il MACD. E quindi l'unica cosa effettivamente nuova che ci troviamo, che cosa sono? Beh, i prezzi delle due azioni che noi abbiamo, quindi Ansaldo e Prismian,
che sono rappresentate in rosso e in verde, che sono delle linee continue, come potete vedere, e poi il loro spread. Naturalmente il loro spread è quello giallo. Su questo spread noi faremo un piccolo calcolo e verrà trasformato in qualcosa di diverso che si chiamerà, ma si chiama così, invece di chiamarsi Giuseppe si chiama Z-score, tutto qua. E che cosa si deve fare? Si deve fare una cosa molto semplice. Quando la coppia raggiunge il valore di meno 2, si vende e quando raggiunge il valore di 0 si chiude. Poi, quando raggiunge invece il valore di più 2, che è il caso di dove è passato alcuni giorni, vedete, si compra e poi si richiude quando va a 0, in base naturalmente a dei parametri. Chiaramente bisognerà lavorarci sopra un paio di giorni per capire bene questa nuova metodologia, però poi alla fine non è difficile perché appunto se vogliamo seguire la seconda analisi tecnica rimaniamo su questi indicatori che, come ripeto, di queste sei viste l'unica forse nuova è quella dello Z-score perché le altre sono comunemente usate nell'analisi tecnica no, normalmente. Se invece poi vogliamo fare e magari se volete fare, e dobbiamo fare un'analisi statistica, abbiamo di nuovo una vista che è la solita, quella dove ci sono i nostri titoli e appunto il loro spread, e poi abbiamo degli indicatori semplicissimi che ci dicono sostanzialmente quello che ci serve sapere, cioè se tutto quello che noi abbiamo messo in piedi effettivamente sta seguendo il ciclo che noi pensiamo debba fare. Se non lo farà, lo vedremo perché i valori andranno fuori da queste linee rosse e verdi, oppure questo corelogramma avrà dei valori negativi. Poi vi spiegherò, insomma, questi pallini che vedete non si attorciglieranno attorno a questa linea bianca. Insomma, poi vi spiegherò veramente in un modo molto semplice, perché è semplice che cosa fare. Quindi non vi fate impressionare da questi nomi nuovi. Quello che è certo è che io sono tantissimi anni che lo faccio, abbiamo individuato un modo molto semplice, la difficoltà in quegli anni quando io l'ho fatto era questa, cioè di avere tutti questi dati e avere i dati in tempo reale. E poi invece con l'avvento appunto di queste piattaforme che ne danno tantissime, allora ecco che finalmente si riescono a trovare delle combinazioni interessantissime. Si possono trovare delle combinazioni fra titoli e indice e poi comunque quando si hanno queste combinazioni si possono fare più combinazioni nell'interno di un portafoglio. Quello che è la novità è questa. Non è certo l'invenzione o l'intuizione di mettere qualcosa in spread perché è stata fatta negli anni 42, poi adesso poi rivista da John Ross. Qui è quella di non seguire la correlazione, perché si parla spesso, e anche a Vanvera, che i titoli devono essere correlati, eccetera, eccetera. Insomma, quello che proprio esattamente poi vi dimostrerò è proprio un nuovo sistema che nulla ha a che vedere con la correlazione. Insomma, questo è il punto. Quindi sempre due strumenti, uno venduto e uno comprato, ma non certamente correlati. Quindi no, non è la correlazione il tema principale di questo sistema, ma ve lo spiegherò appunto a Rimini, all'ITF, e poi naturalmente questo sarà è l'ultima delle cose che volevo fare in Bitrader, perché così completa il ciclo delle cose che noi facciamo sostanzialmente, e quindi volevo rendere partecipe anche voi, e quindi magari faremo anche il nostro abituale incontro a Milano, quello che noi chiamiamo tour, proprio magari su questo tema. Intanto vedremo poi il gradimento e la facilità con cui riuscirete a utilizzarlo. È chiaro quindi che se io compro un sottostante e ne vendo un altro, che sono selezionati secondo questi algoritmi che poi vi spiegherò, noi avremo veramente tantissime probabilità che l'evento vada a buon fine. E se facciamo le cose con futures o
opzioni e i margini vengono anche compensati, perché cercheremo di trovare appunto le coppie nell'interno della stessa cassa margine compensazione. Bene, non vi tedio oltre e vi faccio rivedere la vista totale, quindi questo è il massimo di quello che noi dobbiamo imparare, cioè sostanzialmente si tratta di 9 grafici, di cui 6 già li conoscete perché sono quelli che vengono comunemente usati nell'analisi tecnica. Bene, grazie per l'attenzione e ci vediamo all'interno.